antepoche. Sono numerose le stelle dello sport catanzaresi premiate dal CONI nella sede della città della regionale di Catanzaro. Tanti nomi, tanti sportivi che con impegno, sacrificio e passione per lo sport hanno portato in alto il CONI Point di Catanzaro e la Calabria tutta. Si tratta di ragazzi che si sono particolarmente distinti in tutte le discipline sportive ai quali il CONI ha voluto consegnare un riconoscimento, trasformando la consegna delle stelle alla presenza del presidente regionale del CONI Maurizio Condipodero e del delegato CONI di Catanzaro Giampaolo Latella, un momento di festa con un grande significato, quello di incitare i nostri ragazzi nello sport che è uno strumento fortissimo di crescita sociale, ha detto Latella. La premiazione delle stelle dello sport di Catanzaro è diventata l'occasione per parlare degli atavici problemi del settore. Secondo i vertici del CONI, per esempio, nella provincia di Catanzaro si continua a non investire in questo importantissimo settore. Un premio speciale per l'impegno che ha sempre profuso durante il suo ruolo di prefetto qui a Catanzaro è andato a Luisa Latella. Ma soprattutto chi fa lo sport, proprio per cercare di motivare tutti quei ragazzi, tutti quegli sportivi che quotidianamente fanno sacrifici e magari non ottengono il risultato brillante. E allora è giusto che qualcuno si ricordi di loro e dia loro l'opportunità di dire: tu fai parte del nostro mondo, tu sei parte integrante di questo mondo, ma soprattutto sei colui il quale consenti ad altri, magari al campione di turno, quello di poter ottenere dei grandi risultati. Quanto è difficile oggi essere sportivi e quanto invece è importante esserlo in una fase particolare in cui si tende più a fare sport in maniera virtuale che non reale? Ma questo è veramente il nervo scoperto del nostro mondo sportivo, non fosse altro perché adesso il CIO ha introdotto anche dei giochi da tavolo e questo non va assolutamente bene, perché nella nostra concezione lo sport è l'aria aperta o la palestra dove effettivamente si fanno dei sacrifici, dove l'atleta si beve quotidianamente il suo sudore o si mangia la polvere dei campi. Quindi oggi assume un aspetto veramente particolarmente importante la visione del nuovo modo di fare sport, e su questo il mondo sportivo, cioè il CONI, cerca di investire per evitare che ci sia quel drop out, cioè l'allontanamento che ormai è diventato, devo dire, quasi congenito e anzi devo dire cronico all'interno del nostro mondo, e che proprio nella fascia fra i 13 e i 18 anni li allontana, proprio perché questo mondo virtuale che è nato adesso con i social e quant'altro allontana i ragazzi sempre di più dai campi. Sì, il nostro impegno è proprio questo, noi vogliamo mettere al centro la persona. Questo è un momento di festa, noi abbiamo scelto di celebrarlo assieme a tantissimi ragazzi e alle loro famiglie per riconoscere i sacrifici che hanno compiuto nel corso di questi anni. Sono ragazzi che fanno sport da tanti anni, sottoponendosi a enormi sacrifici di tutti i tipi, personali, anche di carattere economico, per raggiungere dei risultati senza alcuno scopo di lucro. È evidente che questi sforzi vanno assolutamente premiati. Ed è per questo che il CONI ha deciso di realizzare questa cerimonia, che è una cerimonia che vuole rappresentare una sobria celebrazione di un momento positivo, di riconoscimento di risultati agonistici e sportivi importanti, ma è soprattutto il tentativo di porre al centro la persona e dire ai ragazzi che fanno sport: andate avanti su questa strada, perché per quanto ci riguarda ciò che importa è quello che voi riuscite a fare. Non è soltanto né tanto il risultato agonistico che interessa, quanto lo sviluppo della persona che si forgia proprio attraverso lo sport, attraverso le vittorie ma anche attraverso le sconfitte. I ragazzi che sono qui presenti e che non cito individualmente semplicemente perché rischio di commettere una gaffe e dimenticare qualcuno.